Forte e chiaro? Una brutta caduta. Come ti senti? Ricordi la missione? Credo di sì. Dove sono? Ti trovi in un cataclisma, una tempesta, il cuore della furia. Devi raggiungere il centro e placarla silenziando il cenotafio. Ok. La tua armatura è ancora in condizioni critiche. Procurati un kit di riparazione appena puoi. Dovrai salire un bel po' per raggiungerli. Alu? Sì? Sta venendo verso di te. Come vanno le cose lì? Quanto manca ancora? Non lo so. Sei? Non molto, ma... Oh no, scusate, non posso parlare. Solo un attimo. Che succede? Meglio di niente. Squadra, abbiamo perso il codificatore del vettore 2. È in stato comatoso. I suoi lancieri stanno volando alla cieca. Lascia stare, Alu. Un titano, maledizione. Miller, concentrati al massimo. Presto, recluta. Potrebbe servirci il tuo aiuto. Arrivo. Tenete duro. Specialisti abbattuti. Codificatore in coma. In coma? Dopo aver sentito l'inno. Tu come stai, Faye? Tutto bene? Per ora sì. Ma lo sento anch'io.
Dobbiamo provarci. Ho rimesso in sesto i tre specialisti. E ora? Avanza e unisciti alla tua squadra. Da che parte? C'è un titano sul ponte sopra di me. Lascialo dov'è. Ce n'è uno anche qui. Sono ovunque. Dovrò aggirarlo. Da che parte, Fate? Ehi! Come non detto, il titano ha appena sfondato il muro. Ora ho una scorciatoia. Mi serve assolutamente il tuo aiuto. Ricevuto. Arrivo. A che punto sono, Fate? Ehi! Adair, aggiralo! Alla sua sinistra! L'inno vuole consumarmi, mostrarmi... Ehi, torna in te! Avevi qualcosa da dirci? Oh, scusate. Tutta la squadra del Vettore 3 è andata. Miller, indietreggia! Cerchiamo di aggirarlo! La squadra del Vettore 4 si sta ritirando, sempre che ci riescano. Quanto indietro? Maledizione! Sto impazzendo! Allora togliti di mezzo, ci penso io. Dove sei? Vai in fretta! Ci sto provando! Va tutto male! Non abbiamo speranza! Ripiegate! Ritiratevi! Riesco a sentire l'inno della creazione! Vai! Dobbiamo ritirarci! Noi continuiamo ad avanzare! Ok, squadra? Ci sto! Ci sto! Eccoti qui, recluta. Dacci dentro. Vai, chiama la ritirata. Possiamo farcela. Ci sono quasi. Squadra, dovete ritirarvi. Mille! No! Maledizione. Non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Lo stiamo per abbattere. Avanti! Torna anche tu al Vettore. Missione terminata. Posso farcela? No, Fei! Dobbiamo silenziare il cenotafio. Ti prego, ormai non ce la faccio più. Nessuna ritirata. Non ora.
Questo è un mondo ostile. Gli dei che l'hanno creato sono svaniti, ma gli strumenti che hanno lasciato continuano a plasmarlo. Questi manufatti si alimentano di un'energia misteriosa, l'inno della creazione. Una forza che non può essere controllata. Per sopravvivere, i nostri antenati costruirono gli strali e città con grandi mura. Ora spetta un gruppo di eroi affrontare il caos, proteggere le nostre terre e battersi per la nostra sopravvivenza. Noi siamo gli specialisti. Affrontiamo pericoli costanti, salvando vite, combattendo creature terribili e silenziando i cataclismi dell'inno. Ma ci siamo, i vettori non andranno oltre. D'accordo, da qui. Specialista, siamo ancora lontani dal cenotafio e la tempesta è peggiore. Il tuo strale deve essere riavviato. Ripristinerò i sistemi uno ad uno. Avvio il riconoscimento vocale. Fei? Fei, mi senti? Forte e chiaro. Una brutta caduta. Come ti senti? Ricordi la missione? Credo di sì. Dove sono? Ti trovi in un cataclisma, una tempesta, il cuore della furia. Devi raggiungere il centro e placarla silenziando il cenotafio. Ok. La tua armatura è ancora in condizioni critiche. Procurati un kit di riparazione appena puoi. Dovrai salire un bel po' per raggiungerli. Aluk? Sì? Sta venendo verso di te. Come vanno le cose lì? Quanto manca ancora? Non lo so. Fei? Non molto, ma... Oh no, scusate. Non posso parlare. Solo un attimo. Che succede? Bene. Ora i tuoi propulsori sono parzialmente attivi. Meglio dire. Squadra, abbiamo perso il codificatore del vettore 2. È in stato comatoso. I suoi lancieri stanno volando alla cieca. Lascia stare, Aluk. Un titano, maledizione. Miller, concentrati al massimo. Presto, recluta. Potrebbe servirci il tuo aiuto. Arrivo. Tenete duro. Okay.
Sì. Più avanti ci sono degli specialisti abbattuti. Hanno inviato una richiesta di soccorso. Sono quelli del vettore 2. I loro strali hanno bisogno di riparazioni. Rimettili in sesto. Sono qui, specialista. Non ce la faremo a raggiungere il cenotafio. Dobbiamo provarci. Resisti! Grazie. Il tuo codificatore è in coma. Contraddittore. Ho rimesso in sesto i 3 specialisti, e ora? Avanza e unisciti alla tua squadra. Da che parte? C'è un titano sul ponte sopra di me. Lascialo dov'è. Ce n'è uno anche qui. Sono ovunque. Dovrò aggirarlo. Da che parte, Tai? Ehi! Come l'ho detto, il titano ha appena smontato il muro. Ora ho una scorciatoia. Ci serve assolutamente il tuo aiuto. Ricevuto. Arrivo. A che punto sono, Fei? Ehi, Anaya, aggiralo. Alla sua sinistra. Lino. Vuole consumarmi. Mostrarmi. Fei, torna in te. Avevi qualcosa da dirci? Oh, scusate. Tutta la squadra del vettore 3 è andata. Bene, indietreggia. Cerchiamo di aggirarlo. La squadra del vettore 4 si sta ritirando. Sempre che ci riescano. Quanto indietro? Dove sei? Fai in fretta. Ci sto provando. Va tutto male. Non abbiamo speranza. Ripiegate. Ritiratevi. Riescono a sentire l'inno della creazione. Vehi, dobbiamo ritirarci. Noi continuiamo ad avanzare. Ok, squadra? Ci sto. Ci sto. Eccoti qui, recluta. Dacci le... Nel tentativo di silenziare il cuore della furia, non perdemmo solo degli specialisti, degli amici e dei compagni. Perdemmo la fiducia di chi proteggevamo. Così gli specialisti si separarono, cercando un modo di riscattarsi. I pochi che rimasero si misero in cerca di nuovi alleati e continuarono ad aiutare coloro che ormai non li consideravano più eroi. Sono alle coordinate, Owen. Entrata in scena notevole. Grazie. Troppo buono. Onore al merito. Un codificatore non può volere socio migliore. Perché non c'è socio migliore. Il ripetitore è qui vicino. Contratto semplice finora. La semplicità ti mantiene in vita. Esaminare sensori una volta al mese non lo definirei vita. Però serve a pagare le bollette. Non esattamente il motto degli specialisti. Beh, mentre aspettiamo che gli specialisti si rimettano in sesto, possiamo goderci i meravigliosi paesaggi di Bastion. Volarci sopra è ancora meglio. E io me ne sto qui seduto al forte. Che invidia. Sono passati altri specialisti di qui di recente. Ecco il ripetitore. Un ripristino della configurazione dovrebbe risolvere il problema. Questo dovrebbe rimettere in funzione la rete del sistema d'allarme preventivo. Bene, ha funzionato. Adesso devi controllare i sensori manualmente. Il primo si trova nelle vicinanze. O magari procurati un po' di rifornimenti prima di andare. Potrebbe tornare utile.
Ecco il primo sensore, avvicinati. Non allontanarti, vediamo se rileviamo un po' di energia dei creatori. Aspetta, c'è qualcosa che si muove. Sembrano scorpidi. Gli scorpidi sembrano seccati. È forse una novità. Magari è da un po' che non mangiano specialisti freschi. E non ne mangeranno nemmeno oggi. Ah, voglio dire. Vieni duro, sto ancora aspettando dei dati. Mi spiace, ma devi restare vicino al sensore. Solo così posso allevarne i dati. Se sta rilevando qualcosa. Beh, nessun segno di energia dei creatori. Raggiungi il prossimo sensore. Ah, lì c'è una cascata se vuoi dare una rinfrescata all'armatura. Ci voleva proprio. Stai avvicinando al prossimo sensore. Gli daresti un'occhiata per me? Non muoverti mentre rilevo i dati. Almeno non ci sono scorpidi. Oggi sembrano agitati. Hai appena condannato dei poveri germini a una vita senza genitori. Owen, che succede? Perché gli uccelli stanno volando via? Ci sto lavorando. Rilevo qualcosa. Potrebbe trattarsi di energia dei creatori. Raggiungi il prossimo sensore, magari riusciamo a restringere il campo di ricerca. Forse dovremmo seguire gli uccelli. Owen, cosa ci aspetta? Tu eri nel cuore della furia, non è così? Non dirlo nemmeno. Vedi quelle rovine? Secondo una teoria, un manufatto dei creatori stravolse la gravità per un'intera giornata qui. Beh, farò in modo che non accada di nuovo. L'ultimo sensore è nelle vicinanze. E intorno ci sono le vivende. Le vedo. Sputa fuoco. Abbiamo comunque bisogno di una scansione. Brucia, brucia, brucia! Resisti, il tuo strale dovrebbe riuscire ad assorbire il calore. Dovrebbe. E se non ci riesce? Te ne accorgerai. Aspetta, provo a eseguire una scansione. Attenzione, hai addosso altre viverne. Sono tutti di cattivo umore oggi. Potresti essere nella loro zona di nidificazione. Non dovrebbe essere un problema per il grande sterminatore di germigli. Queste cose volano e sputano fuoco. Non mi sembra un combattimento ad armi pari. Sono uscite da qualche manufatto dei creatori. Sembra di stare in uno zoo. I creatori ci hanno lasciato un sacco di sorprese. Non farti intimorire. Usa tutto il tuo arsenale. Sono ostinate, bisogna riconoscerlo. Hai voglia di specialista arrosto? Fai innervosire una viverna. L'energia dei creatori è alle stelle. C'è un manufatto instabile, di quelli pericolosi. Ho le coordinate approssimative. Ci penso io. I sigilli a tenuta stagna stanno facendo il loro lavoro. Chiamo altri specialisti. Non c'è tempo. Non possiamo rischiare che la situazione precipiti.
Ci siamo. Rovine dei creatori. Siamo sulla strada giusta. A quanto pare ci serviranno degli echi per aprire la porta. Ci ho già avuto a che fare. Guardati intorno. Gli echi sono quelle luci fluttuanti. Raccoglili e portali alla porta. Il tuo strale ne può trasportare 3 per volta. Che siamo? Un frammento di energia che si è staccato dal link. Funziona, ma non chiedermi perché. Non sono un arcanista. Serviranno altri echi. Stai diventando bravo. Te ne serviranno di più. Ho raccolto uno. Con la tua armatura puoi portarne soltanto 3 per volta. Ritorna verso la porta con quelli che hai. Dovrebbero bastare. Vediamo se la porta si apre. Cosa serve? Innalzare montagne, creare oceani, generare nuovi mostri. Deve esserci una ragione dietro tutto questo. L'enigma che affligge il nostro mondo si sta risvegliando. Rilevo un picco di energia in profondità. Cosa sta succedendo? Chi lo sa? Qualcosa di pericoloso, probabilmente. Queste rovine non sono mai state mappate. Fa attenzione! Se continui così andrai in sovraccarico. Maledizione! Strale in sovraccarico. Sparsi in giro. Trovali e rimettili al loro posto. Ne ho raccolto uno. Sai già cosa fare. Ce ne servono altri. Funziona. Continua a raccogliere gli echi e la massa di energia collasserà. Cosa sta facendo il manufatto? Difficile dirlo, ma la massa di energia diventa sempre più grande. Si sta formando qualcosa là dentro. Cosa esattamente? Tutto è possibile. Osserva le cascate. L'acqua scorre all'indietro. Pensaci un attimo. Là dentro, l'enigma viene catalizzato. Creazione allo stato puro, qualcosa di totalmente nuovo che viene alla luce. Nuovo e pericoloso. Prenditela con i creatori. In ogni caso, è incredibile. Thank you.
l'ultimo eco. Ce l'hai fatta. Dovresti essere in grado di silenziarlo. Non ha retto. Già. Maledizione. Ma in compagnia? Owen, dimmi qualcosa. Sì, sto pensando. L'energia dei creatori è in continuo aumento. È il preludio a un cataclisma. Questo è solo l'inizio. Allora non voglio sapere come va a finire. Te l'avevo detto che tutto era possibile. Resisti e vai avanti o sarà peggio. Sistemati, Owen. Bene, credo che possiamo ancora farcela. I frammenti del manufatto che sono esplosi. Raccoglili e rimettili assieme. Oh, tanto per cambiare, altra compagnia in arrivo. Ne ho raccolto uno. Bene, adesso piazzalo al suo posto. Continua così e ne uscirai senza un graffio. Posso solo dirti che si tratta di una forma di vita. Speriamo non si tratti del signore di tutti i gramigli. Che sta succedendo là dentro? Quel qualcosa ha le zanne, e non sono poche. Sbrigati! Quello specialista a cui si sono rivoltate le budelle è stato più fortunato. La chiami fortuna? È morto facendo quello che amava. Che seccatura! Come sempre, gli enigmi dei creatori sono indecifrabili. No, intendevo il ghiaccio! Cos'hai più tempo? Silenzialo! Ci sto provando! Sbrigati! Non funziona! Metticela tutta! Fatto! Almeno una nuova storia, quella volta in cui un Ursis generato da un manufatto ti ha quasi sbranato. Bene, diventerà un classico. Direi che il contratto è concluso. Torniamo a Fort Arsis, forza! Dobbiamo festeggiare? Puoi dirlo forte. Thank you.
E eccoci a Fort Arsis, l'ultima fermata della frontiera di Bastion. Il mio specialista preferito. Ho sentito dire che ti sei dato da fare. Tutto come al solito, Zoe. Altro giorno, altro disastro evitato. Cos'hai combinato stavolta? Niente. La mia armatura è a posto. Forse. Bentornato. Che ne dici di fare un salto al mio amplificatore nell'enclave? Qualcosa non va? No, no, non c'è niente che non va. Anzi, è una cosa divertente. Passa appena puoi. Tornata alla fine. Più o meno. Un lavoro importante. Accettabile. Ha a che fare con gli arcanisti. Sì, capisci cosa intendo? L'hai notato anche tu, vero? Quel rumorino. C'è un rumorino, no? I rilevamenti sono nei parametri accettabili. Potresti lasciar perdere i numeri almeno per una volta. C'è qualcosa di strano. La connessione è confusa. Quantifica la confusione. Non si può quantificare. Non è misurabile, non funziona così. Devi solo sentirlo. Va tutto bene, Owen? Sì, è soltanto che nell'ultima missione mi è sembrato di notare delle stranezze nella postazione di codifica. I rilevamenti rientrano nei parametri accettabili. Ehi, fai come credi, ma se ignori il problema e qualcosa va storto, allora... Eseguirò un'ispezione protocollare completa dell'unità con un arcanista. C'era davvero qualcosa di strano? No. Perché devi sempre creare problemi? Ma che stai dicendo? Le ho fatto un favore enorme. Hai idea di quanto sia noioso fare il codificatore per il forte? Non può lavorare con uno specialista, né vedere il mondo con gli occhi di un pilota di strali. No, no, no. L'unica cosa che può fare è trasmettere messaggi ufficiali avanti e indietro ai codificatori della capitale, giorno dopo giorno dopo giorno. C'è a chi piace la routine. Non è da tutti essere specialisti. Sarà anche così, ma devi ammettere... che l'ultima missione sarebbe andata meglio con un compagno. Infatti ho te. A ogni pilota di strali serve un codificatore. Non è quello che intendevo. Senti, se avessi un'armatura mia, potrei assisterti direttamente sul campo. Frena, campione. Ancora un po' di addestramento e avrai la tua occasione. Va bene. Tanto non possiamo neanche permetterci un'armatura nuova, vista la situazione. Ci inventeremo qualcosa di nuovo. Già. Rimpiangi mai di esserti perso i giorni di gloria? Quando gli specialisti erano considerati eroi, i contratti piovevano dal cielo e ovunque andassero ricevevano rispetto. E panini gratis. Panini gratis? Già, non ho ancora mangiato, muoio di fame. Il nostro budget è limitato. Per dei panini basta. Forse hai ragione. Sai che ti dico? Dovresti andare verso la fucina. Prepara lo strale, così saremo pronti se un contratto dovesse cadere dal cielo. Metamorfici diventano sempre più aggressivi. Puoi dire. Ti serve qualcosa? Di che parli? Il tuo messaggio diceva di venire alla fucina. Ti sbagli. Io non ti ho lasciato alcun messaggio. Deve esserci qualcosa che non va. In privato. Mi chiamo Tassin. Viaggia sempre con una scorta? Solamente per le entrate trionfali. Oh, gran bell'ingresso. Glielo concedo. Ho un contratto per te, specialista. Non accetto lavori, se non so per chi. Davvero? A quanto ne so, voi due accettate qualsiasi lavoro di questi tempi. Che lavoro è?
È scomparso un arcanista. Scomparso? Credevo che se ne stessero in laboratorio a studiare manufatti. Matthias Sumner stava studiando alcuni manufatti presso le rovine vicino al forte. Trovatelo e riportatelo a casa. Se è ancora vivo. Lui conosce bene il pericolo degli artefatti dei creatori. Sono certa che il suo sapere e le sue abilità lo manterranno in vita quanto basta. Cosa ne dici, specialista? Ne varrà la pena. Owen, gli specialisti tornano in azione. Beh, noi almeno. Scusi, permesso. È fantastico, avvio la diagnostica e poi siamo pronti a partire. È stato un piacere. A nome mio e di Matthias, grazie per aver accettato. Oh, ok, e se dovessi... Trovate Matthias. Fidatevi. Il mio favore vi tornerà utile.
Assicurati di avere ciò che ti serve. Cosa vuoi che faccia? Thank you.
Ci siamo, specialista. Pronto a lanciarti? Quando vuoi. Beh, allora non facciamo aspettare quel mondo crudele. Secondo il contratto dobbiamo cercare un arcanista chiamato Matthias. Tassin ci ha dato la posizione in cui si sono perse le sue tracce. La posizione fornita da Tassin sembra vicina. Rilevo il segnale radio a onde corte dell'accampamento. C'è dell'attrezzatura degli arcanisti, ma è quasi tutta fuori uso. E nessuna traccia di Matthias. No, aspetta, rilevo un altro segnale radio. Stessa frequenza. Deve esserci più di un accampamento. Seguiamo il segnale. Dobbiamo raggiungere la posizione che ho segnato per avere una ricezione migliore. C'è altro che dovrei sapere? A parte che un arcanista se la va proprio a cercare se viene qui? Su Matthias, intendevo. Geniale e spericolato. Vanta una certa reputazione tra gli arcanisti. Non particolarmente buona. Ma se una cattiva reputazione è il primo capitolo del manuale degli specialisti. Il segnale radio diventa più forte. Evidentemente Matthias ha allestito più accampamenti. Arcanisti individuati. Sono morti. E ancora nessun segno di Matthias. Cerca qualcosa che ci aiuti a rintracciarlo. Dispositivo di segnalazione trovato. Possiamo usarlo per localizzare Matthias. Questa ricerca richiede più del previsto. È troppo tranquilla. Ci sono dei metamorfici che tracciano le ricerche. Fa qualcosa. Gli sciacalli non portano altro che guai. Distruggi tutti gli alveari che trovi, così dovresti riuscire a far fuori i loro rinforzi. Quindi dagli alveari arrivano altri metamorfici. Tutto chiaro? Fai fuori i metamorfici rimasti. Che mi dici del segnale radio? Ci sto lavorando. Sto armeggiando con il segnale radio per cercare di capirci qualcosa. Ok, ma cerca di fare in fretta. Naturalmente, ci giochiamo tutto, lo so. Altri alveari. L'avevo notato. L'unico modo per fermare i metamorfici è distruggere gli alveari. Che sbarazzarci degli ultimi metamorfici. Finalmente, ed è fatta. Qui è l'arcanista Matthias Sumner. I metamorfici hanno attaccato il mio accampamento. Serve assistenza immediata. Matthias, dove sei? Non ti ha sentito. Credo di aver trovato un altro accampamento. Ok, andiamo. Se non mi passo Matthias. Niente, io ho appena perso il segnale radio. Serve un amplificatore di segnale. Aspetta, eccone uno. Oh, metamorfici. Preparati. Non ho mai visto così tanti metamorfici insieme. Che sta succedendo? Non lo so, ma non è un buon segno. In arrivo. Sembra che usino delle porte multidimensionali. Li odio!
Ehi, sto cercando un amplificatore di segnale, no? Sì, dovrebbe essere vicino. Devi far altro che attivarlo. L'amplificatore di segnale funziona. Sto risalendo la scalinata. Spero di trovare rifugio. Metamorfici all'inseguimento. Mattias, ancora non ci sente. Ho le coordinate. Canista non è all'accampamento. Aspetta, ho un'idea. È la radio che stavamo seguendo. I metamorfici l'hanno fatta a pezzi. Ripariamola. Esserci altri metamorfici. Ripariamo quella radio. Cosa dovrebbe succedere? Portami al pannello d'accesso, farò io il resto. Pannello d'accesso è aperto. Inizio le riparazioni. Owen, quella non sembra una riparazione. Lasciami! Maledizione! Un attimo, abbiamo compagnia. Può essere riparata. Ovviamente, tu occupati dei metamorfici. Io penserò a questo. A sentirmi? Sì, sono qui. Sto ritracciando il suo segnale radio. Stai bene? Un po' malconcio, ma ancora in piedi. Riesci a vedere la rampa più avanti, quella con la statua? Dirigiti là. Che mi dici dei metamorfici vicino a te? Vedi qualcosa? Ho avuto qualche piccolo problema, niente di serio. Sono a dir poco implacabili. Aspetta, cos'è questo? Ho trovato dei contenitori di carburante, potrebbero tornare utili. Non tentare niente di pericoloso. Non preoccuparti, sarà un'esplosione circoscritta. Farei meglio a sbrigarti.
sono metamorfici più avanti. Più per noi, meno per Mathias. Gli alveari. Resisti, te li tolgo di torno. Grazie mille. Ci hanno fin troppi modi per richiamare rinforzi in caso di necessità. Fa attenzione! Ti provo! Fate comodo.
attenzione, qualsiasi cosa sia. Mangiarugine, il nome di quella cosa è Mangiarugine. Non mi importa come si chiama. Pensare. Arcanisti e metamorfici si scontrano spesso nei siti dei creatori, ma mai con questa violenza. Devo avvertire Tassin. Potresti riportarmi a Fort Arsis?